sogni fra i capelli, anzi tra i capelli con la T. Malika Ayane su Radio DJ, bentornata. Oh, grazie, buongiorno. Ciao, ciao, buongiorno, ciao. Buongiorno, sempre sorridente. Oh, sì, sì. Che sì. Bello, bene. Leggevo stamattina un commento tuo a questa canzone e hai usato nel commento un termine che usiamo noi sportivi solitamente, cioè una canzone decontratta, cioè molto rilassata. Esatto. Come un esatto. Massaggio. Come, sì, sì. Decontratturante, è così? Secondo me sì, sì, infatti era proprio uno di quei brani che non mi sarei mai aspettata potesse arrivare alla radio, no? Perché mm-hmm. quando l'ho scritta era così piena proprio di questa leggerezza, di questo scintillio mm-hmm. che era, insomma, inimmaginabile. Mm-hmm. Ecco. Siccome il disco contiene tante canzoni tanto diverse, e questa canzone è la traccia tipo numero 7, 8, 9 addirittura, mm-hmm. chi ha deciso che fosse questa la canzone per le radio? Perché secondo me ce n'erano altre che magari apparentemente potevano sembrare più efficaci, invece questa è perfetta, però appunto come dicevi tu non sembrerebbe. Esatto, allora la scelta in realtà tendo a non farla mai io perché mm-hmm. ho dei gusti che cioè, non c'entrano niente con il concetto di radio fonico come lo intendiamo normalmente, quindi è stata una serie di sondaggi interni uh-huh. in quindi Sugar. C'è qualcuno della discografia che sa fare il suo lavoro. Vuoi dire? Ma facciamo dei simposi a volte che sembra il G20. Allora lei fa i quadri, lei fa i quadri, fa un quadro, sì, due sì. quadri, poi il gallerista decide, il gallerista come decide certo. con quale quadro c'è mettere ragione, in vetrina, capito? No, perché ho sempre una visione Raiola oriented di questo mondo, perché è più interessata a monetizzare. Ah, non... okay, beh, quello okay. ovvio, cioè, sennò sarebbe, non lo so, una Hollus. No, un'altra cosa che ti volevo chiedere, è bello sapere o pensare che nel 2018 c'è ancora qualcuno che crede all'avventura di un disco, no? Perché mm-hmm. Questo è un disco che esce dopo 3 anni, c'è tanto lavoro intorno, c'è anche un libretto con la compagna di un'eleganza che Nicola stamattina ha etichettato come eccessivamente glamour. No, faccio uso un giro di parole. No, è molto, molto, cioè un oggetto, no? Che fa esclamare adoro, cioè nel senso è proprio bello, bello, ma infatti bello. Cioè, l'obiettivo era proprio questo, in un momento storico in cui ti dicono che la musica è inutile alla base, no? Siamo passati anche ora più in basso rispetto Bravo. Al concetto di musica d'ascensore, e ti dicono che i dischi non vendono, che certo. insomma che è soltanto una cosa intangibile e liquida, poco dico, usano questo aggettivo liquida, sì, ma poco importante nella vita della gente. Io invece penso esattamente il contrario, quindi dal momento in cui poi speri che qualcuno compri il fisico, certo. allora devi sei devi, obbligato devi a dare il tuo meglio, diciamo, sì. se deve essere sia, no? Compri certo, il fisico, certo. ti do una roba anche bella da avere, sì, esatto. E devo dire che questo è molto molto bello, molto ricercato. Aspetta, sì, sì, devo dire che Federico Pepe, che ha curato il progetto grafico, e Jacopo Benassi, che è il fotografo, sono stati straordinari e ci siamo divertiti molto a mettere insieme questa cosa. Dedica all'ordine dei fattori che sei invertito in realtà cambia come risultato, questo l'hai scritto tu. Sì. In base a quale esperienza? Intanto essere una pessima matematica, e questo mi sembra già abbastanza, e poi perché appunto non c'è niente di prevedibile, no? Io pensavo di aver fatto un disco pop e invece scopro di aver fatto un mm-hmm. lavoro cantautorale da artista matura e quindi non essendoci mai niente di ponderabile, è evidente che come mescoliamo le carte ci porta sempre in un posto diverso, quindi possiamo ricominciare da capo certo. continuamente, e mi sembra anche questo un enorme lusso. E tu sei andata in un posto diverso peraltro a fare il disco, perché l'hai inciso tra Berlino e altre città, no? L'ho inciso a Berlino, a Berlino, sì, sempre proprio. Con i Jazzanova, che peraltro hanno pubblicato anche loro un disco bellissimo che consiglio vivamente agli ascoltatori. Cosa vuol dire l'ho inciso con i Jazzanova? Sono una band, perdona la mia. Sì, allora loro sono delle specie di guru, sai, del filone Kruder e Dorfmeister. Sì, me li ricordo, no? E quindi loro hanno un gusto secondo me proprio tipo, la dico male, gli Air? Il periodo molto è più o meno male, quello, esatto, no, però okay. gli Air sono i più bravi di per tutti per dire, però quel genere lì, no, per certo. esatto, capire. Sono gli Air tedeschi, quindi un pochino esatto. Figlietteria elettronica, ma bella, roba bella, sì, sì, sì. I Kraftwerk con un'anima, un po', se mi permetti, roba anche un po' per fare l'amore, caro Linus, un po', ecco, adesso questa visto. Immagine me la porterò dietro per tutto il tour quando non io e lui, cioè in generale, anche questo in generale.
Sì, bello. Quindi con loro stavi dicendo Berlino, eccetera, eccetera. Esatto. Come ci si sente? Cioè, quanto sei stata a Berlino? Ma allora, in realtà ho dovuto ottimizzare molto le registrazioni perché chiaramente avendo una famiglia non certo. posso prendere e sparire per dei mesi. Quindi l'abbiamo registrato nell'arco di 6 mesi, ma a blocchi di 10 giorni. Beh, okay. Però... non è bellissimo essere un artista ed essere a Berlino, sto facendo il disco, cioè non senti, è meraviglioso respirare nell'aria tutte quelle cose. Ma infatti, anche cinematografiche, ho questo sorriso ebete costante perché sono veramente felice, molto ricettiva di tutto lo stupore che tu incidi per la Sugar di Caterina Caselli o Sugar che dir si voglia. Sì. Lei durante le sessioni lì, quelle di Berlino, ti telefonava? Ma assolutamente, anzi cioè, è stata la prima ad apprezzare questo lavoro che abbiamo fatto sul basso come perno di tutto il disco. Anche tu, come molti degli artisti della sua scuderia, fai la sua imitazione? No, io non la so fare. Io peraltro non Elisa, per cui peraltro non la conosco neanche personalmente, mi permetto di, come dire, di parlare di lei. Però deve essere molto simpatica. Garantisco che è molto somigliante e anche simpatica. Certo. Quando vuole, perché donna con le palle. Immagino. Mettiamo un'altra canzone dal disco, questa si intitola Non usciamo, Malika Jansson, Radio DJ, l'album si intitola Domino.